All'inizio di questa 24esima settimana del tempo ordinario riprendiamo la lettura della prima lettera ai Corinti che ci sta accompagnando in questo periodo. Leggiamo il testo della cena del Signore nel racconto anche della tradizione. Vi ho trasmesso quello che a mia volta ho ricevuto. Ma questo testo, che non leggiamo in maniera compiuta oggi, è legato alla contrapposizione. Lo sentiamo anche in questi primi versetti da 17 in poi, tra la propria cena e la cena del Signore. La propria cena è la cena dell'egoismo, quello che ognuno, ciò che ha portato da casa se lo mangia e se qualcuno rimane senza non gli importa, e la cena del Signore che invece è la cena del dono, dell'amore. E quindi questo riunirvi insieme non è più celebrare la cena del Signore. Questa è un'indicazione molto interessante che l'Apostolo Paolo dà proprio alla prima comunità di Corinto e che secondo me dovremmo sempre tenerlo ben presente, che dite? Per quanto riguarda il Vangelo, invece, continuiamo nella lettura del testo di Luca e transitiamo oggi nel capitolo 7. Ma ci fermiamo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede», dicevano, «perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me, e dico a uno: va ed egli va, e a un altro: vieni ed egli viene, e al mio servo: fa questo ed egli lo fa». All'udire questo, Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Un uomo che ha preso sul serio i precetti della religione. Perché dico così? Molte volte si sottolinea l'umiltà del centurione, il fatto che non incontri Gesù, eccetera. Però, secondo le regole dell'epoca, le regole di purità, ecco, è di tutta ovvietà che Gesù da giudeo non poteva entrare nella casa di un pagano se non contaminandosi. E quindi rispetta profondamente l'orientamento religioso di Gesù, ma nello stesso tempo ama il suo servo. E allora che cosa fa? Beh, chiede al maestro. Saprà il maestro come fare? Gli basterà addirittura soltanto una sua parola. Vediamo anche altre persone che intercedono, ci vuole molto bene, ci ha fatto la sinagoga addirittura, no? Un uomo che ha preso sul serio, ecco, che cosa vuol dire orientarsi religiosamente? Quali sono i due atteggiamenti che dicono che non abbiamo preso sul serio tutto questo? La mancanza di timore di Dio, cioè il pensare che quello che faccio io va sempre bene e quindi non ho bisogno di nessuna regola e di nessuna verifica. E la seconda cosa, non tenere mai nella propria riflessione davanti anche le esigenze degli altri. Vedi la prima lettura che abbiamo ascoltato, abbiamo commentato poc'anzi. Insomma, quest'uomo dimostra che non solo riconosce in Gesù un maestro, ma ne riconosce anche la sua conformazione precisa e la rispetta. E a questo maestro che chiede di guarire il suo servo che tanto ama. Un bellissimo esempio
di come anche noi dovremmo e potremmo camminare, ma nello stesso tempo anche, come vedete, non è tanto educare ciò che facciamo, ma educare la nostra anima all'atteggiamento giusto nei confronti di Dio e dei nostri fratelli. A domani, grazie.